Un'iniziativa che riveste un importantissimo risvolto sociale, unica nel suo genere, non solo perché a mettere in scena il presepe vivente sono i disabili psichici e i minori che vivono nelle strutture della In Cammino, cooperativa sociale Onlus, una delle più attive in provincia di Messina, ma perché l'intero allestimento all'interno della villa comunale Umberto I di Patti viene fuori proprio dal lavoro di questi ragazzi. Sono 40 le comparse che danno vita alla rappresentazione sacra che ormai da anni attira l'attenzione di tantissimi visitatori provenienti da tutta la Sicilia, soprattutto perché ad animarlo sono attori speciali. Gli ospiti delle comunità alloggio di Barcellona, Messina e Santa Casa Militello, dai gruppi appartamento di Messina e Barcellona e dalle due strutture per minori di Milazzo e Piraino. Sempre più numerosi e sempre più impegnati in nuove attività. La terza edizione del Presepe Vivente, organizzato con il patrocinio del Comune di Patti ed in collaborazione con l'Associazione La Palma d'Oro, il Consorzio Sociale Insieme, la Fenice del Dipartimento di Salute Mentale di Messina, diretto da Antonio Ciraulo, è stato inaugurato nella Villa Comunale Umberto I sabato scorso alla presenza del sindaco Mauro Aquino. Per i nostri ospiti rappresenta innanzitutto il loro lavoro di circa un mese e mezzo per la costruzione del presepe e rappresenta soprattutto la possibilità di dar voce al loro impegno, alle loro risorse e soprattutto alle loro potenzialità che noi conosciamo giornalmente, ma che grazie a questi eventi come il presepe vivente danno ancora visibilità e ovviamente riconoscimento non solo a chi lavora con loro ma anche all'opinione pubblica. Un ringraziamento particolare va fatto a diversi componenti perché è stato fatto un lavoro sinergico fantastico. Vogliamo ringraziare i ragazzi del coro della scuola Pirandello, un ringraziamento va anche all'associazione La Palma che è stata fondamentale nella costruzione e nella rappresentazione di questo presepe e in particolare nelle persone di Franco Ballato, Luigi Salpietro e Bruno Donzì e ovviamente i ringraziamenti vanno anche a Salvatore Gumina che ha contribuito e ha dato la sua maestria concessa a questo evento, dipendente della cooperativa sociale In Cammino Onlus, e Massimo Ciraulo, dipendente del consorzio sociale Insieme Onlus. La prossima replica è prevista martedì 26 dicembre, le altre date in programma sono il 29 dicembre ed il 4 gennaio dalle 18.30 alle 21 e poi il 6 di gennaio dalle 19.30 alle 22. L'ingresso è gratuito.